di bloccarlo da parte di un avversario che però commette fallo ai suoi danni, calcio di punizione in favore della Juventus, una Juventus che non ha cambiato uomini fino a questo momento, ma che ha a disposizione tante frecce al suo arco per cambiare la partita o provare a cambiarla dalla panchina. C'è Cuadrado da destra, pallone al limite dell'area, attenzione Bernardeschi, fermato da Verani, rinvio corto, Pjanic ai 20 metri, poi Dybala, poi di nuovo Cuadrado, lato corto dei 16 metri avversari, lo scambio corto con Dybala, Dybala in area di rigore, Dybala salta l'avversario, il secondo al giro, Dybala! Ha segnato la Juventus, è ancora una volta lui, Paulino Dybala, a risolvere i problemi di Maurizio Sarri con giocata sontuosa da numero 10, quale è? Saltato un avversario, saltato il secondo, pallone incollato al piede sinistro da destra, conclusione a giro verso il secondo palo, Perin che tocca ma non arresta la traiettoria mortifera della Gioia verso la porta genuana. La Juventus al quinto minuto della ripresa è in vantaggio per 1-0, ha sbloccarla per la terza volta consecutiva Paulino Dybala. Ha raccolto quanto meritava la Juventus, Dybala che sale a 10 reti, era nell'aria, del resto a continuare a difendersi prima o poi con una squadra come la Juve il gol rischi di prenderlo e questa ne è la dimostrazione. In modo che Danilo però può intervenire leggendo bene la situazione, il suo tocco non è dei più precisi, rabbio di testa ad interdire proprio sul numero 8 rosso-blu, Juventus che riparte, Cristiano Ronaldo ai 20 metri, Ronaldo destro! CR7, un fulmine nella notte di Genoa, un gol pazzesco, pallone sotto l'incrocio dei pali, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo spietato in questa occasione ha guardato il pallone come se volesse divorarlo prima di scagliarlo con una potenza e una precisione inaudite sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Perin che nulla ha potuto. La Juventus passa al raddoppio e raggiunge il gol del raddoppio dopo Dybala, Cristiano Ronaldo nelle ultime tre partite di campionato, sono loro i protagonisti. Assolutamente, 24esimo gol in campionato per Ronaldo, gli stessi marcatori della vittoria a dicembre con la Sampdoria, Dybala, Ronaldo, questo campo porta loro decisamente bene, un gol veramente da fuori classe, non scopriamo certo noi la classe di Ronaldo e la freddezza, la determinazione, la cattiveria con cui ha cercato quel gol dal limite. Esatto, lui è partito a correre praticamente dalla linea mediana, dalla zona di centro-sinistra e si è accentrato per mettere bene il pallone sul destro, ha guardato il pallone, ha guardato la porta ma scaricava potenza inaudita con i tacchetti sul terreno di gioco di Marassi, come a voler dire adesso tiro io, con la cattiveria, con la rabbia, con la determinazione di chi voleva sfondare la porta ed in effetti la porta l'ha sfondata, perlomeno ha superato Perin, ha messo il pallone sotto l'incrocio dei pali, è per Douglas Costa che lo tiene lì su Dybala, il tocco di prima intenzione corto a beneficio di Betancourt verso il settore di destra dove si trova peraltro e continua a trovarsi e si mantiene ovviamente Cuadrado, il quale poi preferisce alleggerire alle sue spalle verso il proprio portiere che poi ha Cechesny, anche perché non c'era la necessità in quella situazione di andare a spingere in un fazzoletto di terreno che era abbastanza compresso e abbastanza occupato da maglie rosso-blu e quindi anche qui l'esperienza, la grande capacità di interpretazione delle partite di un uomo che oramai ha tante sfide alle spalle sulla maglia come Juan Cuadrado, mentre la Juve attacca ancora con Betancourt da destra, punta l'avversario, va al traversone in mezzo corto per Cristiano Ronaldo ma ancora una volta il suo Marò che riesce in qualche maniera a leggere le intenzioni dell'avversario, Juventus che è ancora lì, Douglas Costa al limite dell'area, passo doble, palla sul sinistro, mamma mia che gol Douglas Costa, il 3-0 della Juve, ma è incredibile quello che è riuscito a fare il brasiliano praticamente da fermo, Perin fermo a sua volta perché non ha potuto altro fare che guardare la traiettoria di questo pallone che ha assunto una traiettoria magica, imprendibile, un arcobaleno, un arco, disegnatelo un po' come vi pare, un dipinto nel cielo di Genova con la palla che è andata a depositarsi alle spalle dell'incolpevole estremo difensore rosso-blu. Siamo al 27esimo minuto, la Juventus ora è in vantaggio per 3-0 dopo Dybala, dopo Cristiano Ronaldo, è arrivata anche la magia di Douglas Costa da poco in campo al posto di Bernardeschi. Quando dicevamo della qualità dei cambi, esce Bernardeschi, entra Douglas Costa che peraltro era stato in ballottaggio anche fino all'ultimo, ma appunto in questo caso si vede come possono questi giocatori decidere e volgere una partita a favore della propria squadra. A proposito di panchina, sono pronti ad entrare, scusate gente, ascoltatori, Ramsey e Will.
Higuain. Giù poi però supera bene l'avversario, si tratta di Ramsey, va al traversone e sfugge a tanti. Pinamonti sinistro e il pallone dell'1-3 in porta da posizione impossibile, il giovanissimo Pinamonti, scuola Inter, ex Frosinone, ora in forza al Genoa, è riuscito a scaricare un sinistro di grande potenza sotto la traversa. Nulla da fare per Wojciech Szczęsny, Juventus che dopo tante settimane incassa un gol, e anche sì, questa è una notizia. Sì, terzo gol di Pinamonti in campionato, tra l'altro Pinamonti che piace alla Juventus, e l'Inter potrebbe anche non opporsi, Inter che l'ha lasciato in prestito alla Genoa, potrebbe essere un giocatore ipoteticamente bianconero.